Buongiorno, Giovanna Fabrosino dall'Expo Scuola, il polo della comunicazione di Capaccio Pestum. Siamo qui per intervistare il comitato Bordova Administration. Il primo che intervistiamo è il tesoriere dell'Agora Media for Youth, Raffaele Picardi. Saluto a tutti gli studenti che stanno frequentando l'Expo Scuola di Salerno, questa splendida iniziativa che ancora una volta conferma la vocazione a scoprire e a valorizzare il talento dei giovani. Chiediamo al signor Machado in che cos'è questa Agora Media for Youth. He's asking to you what... Yeah, you know, I can understand the questions, but parlo italiano molto male. I prefer to speak English if you don't mind. So Agora is an organization that cares about children, television, media, cinema. We organize seminars, conferences, we produce events and even films. And basically it's a group of people that are either linked with academia, with researching, with broadcasters, with producers, and always on the field of children and media. Allora, Agora è un'associazione di professionisti, ricercatori e operatori del mondo dei media che si occupano specificamente della relazione fra i media e i ragazzi. Organizza convegni, eventi, festival di ogni genere alla ricerca e alla scoperta dei talenti dei giovani in questi settori. Siamo qui con Vic Sutton, segretario generale dell'Agora, e facciamo qualche domanda sull'associazione. Allora, come lavora l'associazione Agora? L'associazione è un gruppo di professionisti della comunicazione che lavora organizzando eventi, incontri, studi e ricerche fatte in gran parte dei suoi soci. E sono i soci qui riuniti nel quadro dell'Expo Scuola per parlare del nostro programma di attività per gli anni venturi. Ok, è fiducioso nei risultati che comunque ci saranno dopo, cioè in merito a questa Expo Scuola che è avvenuta anche oggi? Beh, guardi, quando vedo l'energia che c'è qui tra i partecipanti dell'Expo Scuola e quando sento il numero di ragazzi che ci partecipano, sono veramente pieno di fiducia. È difficile creare uno spazio per i ragazzi nelle media, perché le media sono mezzi commerciali, però bisogna lavorare sodo e creare gli spazi che ci vogliono perché i bambini e i ragazzi acquistino una voce propria. È quello l'obiettivo principale per noi. Ok, allora grazie, ringraziamo il signor Sutton e i suoi colleghi, i membri dell'associazione Agora. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.